Eccomi pronto, Miro. Allora, come va? Bene. È stata una bella serata? Sì. Sì, cosa abbiamo fatto? Cenato. Cenato, però poi abbiamo fatto delle scommesse. 40 euro, penso. Per finta però. Dobbiamo dirlo. Sì. Ecco, solo per fare così credere ai tuoi genitori. Ah? Sì. Che giochiamo per soldi, però non si gioca per i soldi, no. Vero? Allora, tu mi hai fatto un bel gioco, sì. Un indovinello, sì. Che mi è piaciuto. Certo. Allora, proponimelo di nuovo. Saltellando si vestono di bianco. Saltellando si vestono di bianco. E io l'ho risolto o no? Puoi dire la verità? No. No. Ecco, non sapevo. Allora, cos'è che saltellando si veste di bianco? Puoi dire la soluzione? I popcorn, perché saltellano quando vengono preparati. Sì. Perfetto. Adesso allora mi vendico e ti preparo io un indovinello. Allora, abbiamo già risolto quello del chiodo prima. Certo. Quello del chiodo. Ti ho mostrato che l'indovinello di solito ha un titolo, dico bene? Però bisogna trovare qualche altro e la soluzione è diversa dal titolo. Si okay. Aspetta, dimmi. Sempre ha un titolo. Nella settimana enigmistica che mi hai mostrato bravo. Ha il titolo. Bella precisazione. Quelli che compaiono nelle riviste di enigmistica hanno un titolo, però il titolo è fuorviante. Ok? Allora, sei pronto? Sì. Allora, di questo tu non sai la soluzione e adesso la cercherai, ti aiuterò magari io se avrai bisogno. Vediamo. Fino adesso sei stato bravo nonostante sia all'ora tardi. L'ora tarda. Fai sempre così tardi o vai a dormire prima di solito? Quando c'è scuola vado a dormire molto molto prima. Molto prima, va bene, adesso è finita la scuola. Sono in vacanza e vado a dormire anche alle 12. Siamo in vacanza, perfetto. Allora, adesso che ti sei rilassato, sei calmo, sì. Tranquillo, leggiamo il titolo di questo indovinello. Guarda, è questo qui. Il grande regista? Quello lì, sì. Allora, il titolo è Il grande regista. Quindi, apparentemente, parlerà di un regista. Cos'è? Sei distratto da altre cose? Non parlerà di un regista. Ecco, sembra che parli di un regista, ma non parlerà. Bravo. Allora, leggi il testo, leggi bene qui. È ben lanciato questo tornatore. Allora, sembra che... Beh, tornatore, sai chi è tornatore? È un regista. Giuseppe Tornatore. Noi siamo a Trieste, viviamo a Trieste. E Tornatore ha fatto dei film anche a Trieste. Ha girato dei film. Vabbè, non lo sapevo. Ah? Non lo sapevo. Vabbè, vedi che impariamo qualcosa uno dall'altro, va bene. Comunque è ben lanciato, quindi sembra che sia un bravo regista. Bravo. Allora, leggi bene con calma le parole. È ben lanciato. Lanciato. Devi fare attenzione alle parole, però tornatore è un indizio. Cos'è? Il boomerang. Bravo. Già prima ho visto che eri bello vispo quando giocavamo a tavola con i vari giochini che abbiamo fatto. Quindi la soluzione è il boomerang. Proviamo a leggere di nuovo il testo. E ben lanciato, si lancia. Questo tornatore perché torna indietro. Esatto, è un participio del verbo tornare. Va bene? Leggermente modificato, ma ovviamente. Vabbè. Come va? Ti è piaciuto questo gioco nuovo? Sì, ora ve ne faccio io. Un altro? Sì. Dai. Qualsiasi cosa che può sembrare, ma non lo è. Qualsiasi cosa che può sembrare. Come? Ripeti. Qualsiasi cosa che lo può sembrare, ma non lo è. Mi fai fare una brutta figura perché io propongo i giochi a tutti, però non so risolverli dopo le fine. Beh, io sono stanco perché ho mangiato e l'ora tarda. Prova dimmi la soluzione, se no non ce la faccio. Prova almeno una risposta. Aspetta, qualsiasi cosa, una cosa che non sembra. Sì. Un sogno, può essere. No. Una... un pensiero, il pensiero. No. Ripeti il testo. Scusa. Qualsiasi cosa che... può sembrare ma non è. Può sembrare ma non è. L'immagine nello specchio. No. Perché quella lì sempre è. Sei tu. Chi l'ha inventato? L'hai visto su qualche libro? Ah, l'hai inventato tu. Pensavo su qualche libro.
No, ultimamente uso parlare in rima, fare indovinelli in rima, perché gli indovinelli in rima, sapete, sono molto più difficili. Ah, che bello! E li fai ai tuoi amici, compagni di scuola anche? Molto, anche le maestre. E li risolvono? No. No! Beh, dimmi, dai, che sennò qua... Semplicemente il miraggio, perché qualsiasi cosa qui può essere qualsiasi cosa. Però non lo è. Vabbè, questo ne discuteremo dopo. Comunque hai notato anche tu la differenza tra gli indovinelli normali e quelli che pubblicano sulle riviste. Sì. Va bene, cosa guardavi? È arrivato qualcosa da mangiare, dobbiamo andare forse? Boh, chiudiamo qui. Grazie di aver giocato con me. Posso pubblicarlo? Sì. Ciao caro. Ciao. Adesso a Nanna, eh.